Buongiorno a tutti. Il Comitato Etico ha appena approvato uno studio con la sigla BIT Meso che verrà condotto dalla SSD Mesotelioma dell'azienda ospedaliera Sant'Antonio Biagio e Cesare Arrigo. Si tratta di uno studio internazionale coordinato dalla ETOP che si propone di confrontare due tipi di trattamento, entrambi innovativi, in pazienti affetti da mesotelioma pleurico di nuova diagnosi. La condizione per accedere a questo studio è che la malattia sia giudicata non candidabile ad intervento chirurgico. Nell'ambito di questo studio verranno randomizzati 320 pazienti. Randomizzati significa che i pazienti verranno assegnati a due bracci di trattamento in maniera casuale. I bracci di trattamento consistono in un'associazione di chemioterapia standard a base di cisplatino e pemetrexed più l'antiangiogenetico bevacizumab, da confrontarsi contro il braccio di chemioterapia standard più l'antiangiogenetico bevacizumab più il farmaco immunoterapico atezolizumab. L'obiettivo di questo studio è valutare se il trattamento con la chemioterapia standard, l'antiangiogenetico e l'immunoterapia è più efficace del trattamento con la sola chemioterapia più l'antiangiogenetico. Si tratta di un'opportunità veramente importante per i pazienti affetti da mesotelioma, in quanto entrambi i bracci di trattamento coniugano al trattamento chemioterapico standard un farmaco biologico. Nel braccio di riferimento il farmaco biologico è il bevacizumab, appunto con attività antiangiogenetico. Nel braccio sperimentale il trattamento è a base di chemioterapia standard più l'antiangiogenetico più l'immunoterapia, che sfrutta il sistema immunitario per potenziare la risposta che si ha con la chemioterapia da sola.